Ciao e benvenuto sul canale YouTube di GMC Impianti. Sono Marco Gratton e oggi ti voglio parlare della differenza tra un interruttore magnetotermico e un interruttore bipolare. Per fare questo però non te lo spiego io, ho chiamato un mio amico elettricista. Gianluca, ci racconti un po' tanto chi sei? Buonasera, ciao Marco, grazie per l'invito per questa sera all'anti-antivigilia. Dicevo, mi spieghi la differenza che c'è tra questo che è un interruttore di questo tipo e questo interruttore qua, per il cliente, per l'utente che ci vede da casa che non conosce questa differenza. Ok, allora, diciamo che la differenza non è tanto all'esterno e come si usa, ma è all'interno di ognuno dei due. Allora, in pratica, vi spiego, questo qua è un classico interruttore bipolare da frutto, ok? E a cosa serve? Scusa, da frutto, pesche, limone, banane oppure da scatoletta elettrica? Mele e pere. Ah, mele e pere, bene, ok. No, da scatoletta, chiaramente la classica scatoletta che hai in casa dove accendi e spegni le luci oppure okay, metti, okay, dove attacchi le spine. Questo invece, allora dicevamo, questo è un interruttore bipolare, questo è un interruttore magnetotermico. Allora, perché sono qui con la GMC a spiegarvi quando usare uno? La differenza tra i due, tra esatto. I due, quando okay. Sbaglio correggimi. Sì, vai tranquillo, vai tranquillo. Allora, la differenza è minima, ovvero si usa un interruttore bipolare che è sempre meglio di niente quando hai un impianto elettrico, ok? Allora, stai facendo l'impianto di condizionatore nuovo, okay, e c'hai l'impianto vecchio di 60 anni, 70 anni. Allora, cosa succede? Siccome non si può modificare l'impianto, no, te lo spiego io. Con calma, è il primo video che facciamo, dateci un attimino, abbiamo appena fatto il tendone, abbiamo fatto tutto la stambarabà, adesso inizia il cinema. Allora, questo lo mettiamo quando abbiamo un impianto che andiamo dalla signora Maria, esatto. La signora Maria non vuole vedere, non ha lo spazio per mettere questo nel quadro elettrico, non vuole vedere cose strane, si va a montare questo. Questo invece lo andiamo a montare dove c'è la possibilità di mettere quadro elettrico a predisposizione. Esatto. Ma perché? Qual è la differenza che mi dicevi prima che secondo me è fondamentale che lo sappiano? Allora, la differenza di funzionamento proprio. La differenza è che praticamente, allora, questo non funge da protezione. Cosa vuol dire? Questo è importante. Se alla macchina esterna succede, sia all'interno che all'interno succede un guasto, ok? Sì. Questo non interviene, questo praticamente diciamo tiene il rubinetto della corrente aperta, quindi la corrente continua ad andare. Bella idea questa. E quindi siete fregati, vi tocca richiamare la GMC per cambiare il condizionatore. Ok. Ok, quindi questo qua lo prendiamo e non serve a niente. Bene, sono 18 euro di interruttore che mi pagherai. Meno il 40%, perché sono tuo amico, te ne do 8. Ah, va bene, ok. Questo è fondamentale. Allora, okay, se il vostro tecnico ha la possibilità di passare i fili e di arrivare direttamente al centralino e montare uno di questo, è ideale. Perché? Questo protegge in caso di sovraccarico e cortocircuito. In pratica, è come quindi, se... Scusa, dove lo troviamo questo qua? Questo qua lo trovate nel centralino quando scatta la corrente, no? Su in casa, che non dovete andare su nel contatore, non ci sono tutti quei interruttorini che tirate su. Che di solito sono dietro una scatoletta nera. Bravissimo, di solito nel corridoio vicino alla porta. Okay. Ecco, da dentro ci sarà anche questo. Questo qua praticamente ti va a proteggere la linea del climatizzatore. Ah, ok. Ok, bene. Da cortocircuito e sovraccarichi. Se una macchina ha un problema, non è come l'interruttore che ho buttato via, che lascia il rubinetto aperto. Questo qua, questo scatta, te lo chiude subito. Ok. Quindi ti posso quindi proteggere. Cosa, cioè, concettualmente questo video serve per farti capire che ci sono due tipologie. Dopo c'è anche quello che attacca la spina, perché per qualsiasi condizione. Allora, il discorso cos'è? Noi cosa vogliamo portare avanti? L'impiantista, cioè gli impianti fatti in una certa maniera. A regola d'arte soprattutto. Chiaramente, perché io ho fatto intervenire Gianluca? Perché Gianluca è competente, è l'elettricista rapido.it. Così ti faccio anche un po' di pubblicità. www.elettricistarapido.it. Ecco, seguite il suo blog e vi spiega tutte queste cose, perché sono piccole cose che alla fine fanno la differenza. Esatto. Quando vi trovate a dover fare un impianto e vi arriva lì, scusatemi il tema, è l'ultimo dei cazzari che di secondo lavoro lo scappato di casa e inizia a fare dei macelli, almeno sai
quali sono le linee guida. Noi non siamo professori, non vogliamo fare gli sboroni a segnare le cose, però i basilari per certi tipi di impianti iniziano da qua, cioè salvaguardare il tuo impianto e quindi la tua persona. Come mi è già capitato, se hai una casa nuova di minimo 10 anni anche, la possibilità di montare questo e passare i fili con questo e proteggerti dall'investimento del climatizzatore, perché il climatizzatore è un investimento, non esatto, è una spesa, ok? Questo, ok? Meglio termico. Fine. Bene, diciamo io direi che per il primo video è andata alla grande. E possiamo andarci a fare un aperitivo? Adesso andiamo a farci l'aperitivo. Okay. Se avete dubbi, perplessità, domande, informazioni, sotto, intanto innanzitutto iscrivetevi al canale YouTube, così rimanete sempre aggiornati, perché oggi c'è lui, poi domani ci sarà un'altra persona, e quindi noi stiamo facendo tutto questo per aumentare le informazioni in merito alla nostra, al nostro settore. Un saluto grande da Marco, un saluto da Gianluca Elettricista Rapido, e ne approfitto per augurarvi un buon anno, e ok, basta fine. Ciao Gianluca, grazie, ciao. Ciao, alla prossima.